questa vostra bella, bellissima città. Ho passato 4 anni della mia vita. 1496-1500. Lo sapevate? Poco importa. Quello che voi forse non sapete è il reale motivo per cui vengo in questa vostra città. E no, non per studiare astronomia come avrei tanto, tanto voluto, ma diritto canonico. Pesante. Mio zio divenne vescovo di una grande diocesi nel nord della Polonia e volle che io studiassi nella più grande università d'Europa e di conseguenza del mondo intero. Decise lui per me. Io ero rimasto orfano di padre che non avevo neanche 10 anni. E mia madre, beh, come tutte donne di epoca, non aveva voce in capitolo. Così nostro zio ci adottò, a me, a mio fratello Andreas, e alle mie 2 sorelle, Barbara e Katrina. Poco importa, perché non divenni prete, ma amministratore di tutti i beni della diocesi, lavoro che richiedeva una formazione di carattere cattolico, canonico e pesante. Ma fui fortunato. Trovai alloggio presso un grande, grandissimo astronomo di vostra città, Domenico. Ah, Domenico. Domenico Maria da Novara. Non lo conoscete, vero? Ma non importa. Promettetemi che nei prossimi giorni andrete in via Galiera numero 65. Lì troverete una targa che indica il luogo in cui sorgeva la dimora del grande astronomo e l'importanza che lui ebbe per la mia formazione scientifica. Grazie a Domenico, ai numerosi studi fatti assieme e alle numerose osservazioni, a occhio nudo, si intende, poiché il telescopio non era ancora stato inventato, capii che il modello di universo fino ad ora conosciuto era profondamente sbagliato. Non poteva essere Terra al centro, ma il Sole. Il Sole, capite?